Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Ormai lo sappiamo, la mente dei creatori di Pokémon è decisamente contorta e questo porta molto spesso alla creazione di alcuni mostriciattoli che nascondono ben più di quanto possa saltare all'occhio con una prima occhiata. Difatti, qualche Pokémon appare in un certo modo per poi rivelarsi ad uno sguardo più attento qualcosa di totalmente diverso. Nel video di oggi parleremo di questa tipologia di Pokémon, sia di quelli sui quali circolano delle teorie, sia di quelli che possiedono risaputamente delle coperture, fra virgolette, già confermate dai giochi stessi. Iniziamo subito. Wobbuffet. Questo Pokémon di tipo psico cela la sua identità in maniera molto particolare. Infatti, secondo una teoria molto accreditata, il corpo blu sarebbe un semplice scudo utilizzato da quella che sembra essere la sua coda, che in realtà poi sarebbe il vero Pokémon, l'unico organo pensante dell'intero organismo. Questa teoria è sostenuta dal fatto che Wobbuffet non sia praticamente in grado di attaccare, ma che subisca tutti gli attacchi incanalandone l'energia e rilasciandone il doppio tramite poteri psichici. E ovviamente ciò che incassa i colpi è la parte blu, proprio come se fosse uno scudo. Shedinja. Su questo Pokémon gira una leggenda all'interno del Pokédex abbastanza fondata e che rivedremo in seguito in un altro ambito durante questo video. Shedinja infatti possiede una fessura tra quelle che potremmo chiamare ali che sembra celare la vera essenza del Pokémon. Difatti, chiunque oserà sbirciare all'interno di questo buco morirà all'istante. Quasi come se dentro Shedinja si trovi qualcosa di così spaventoso da provocare uno shock talmente forte da portare alla morte. Quindi sembra che il vero Pokémon si trovi in realtà all'interno del guscio che siamo abituati a vedere e a giudicare dal tipo spettro, probabilmente questa cosa non è altro che un fantasma. Rotom. Passiamo alla quarta generazione con Rotom, un Pokémon che ha fatto della sua abilità di mascherarsi un marchio di fabbrica. Questo Pokémon, come voi tutti saprete, è in grado infatti di assumere il controllo di qualsiasi oggetto elettrico, dai forni al tagliaerba fino a passare dalla settima generazione addirittura al nostro amato Pokédex. La cosa interessante è che esistono molte forme di Rotom, ma il Pokémon in questione può prendere il controllo anche di altri oggetti, ergo per quanto ne sappiamo potrebbe averne infinite forme finché l'uomo continuerà ad inventare nuovi dispositivi elettronici. Genesect. Anche su Genesect gira una teoria molto interessante sin dal suo annuncio. Il Pokédex sostiene infatti che questo Pokémon sia il risultato di una rivitalizzazione di un fossile al quale il Team Plasma ha applicato componenti meccaniche per renderlo più forte e adatto ai suoi scopi di conquista. La teoria sostiene per l'appunto che Kabutops, Pokémon di prima generazione estinto da chissà quanto tempo, sia stato riportato in vita da Gekis e compagnia per poi essere stato travestito fra virgolette da Genesect. In pratica, quest'ultimo si tratterebbe in realtà di un semplice Kabutops, al contrario di quanto molti vorrebbero far pensare. Diancie. Fin da subito si era capito che questo Pokémon aveva qualcosa di strano. Infatti è palesemente troppo simile a Carbink, Pokémon appartenente alla stessa generazione con lo stesso tipo e con praticamente lo stesso aspetto. In effetti il Pokédex conferma che Diancie in realtà non sia altro che una mutazione inaspettata di un Carbink, che così è passato da essere un Pokémon alla Shuckle come altri al ruolo di leggendario. Beh, che dire, ottimo lavoro caro mio. Wishiwashi. Ok, io ricordo gli insulti per decidere che cazzo fosse questo Pokémon. La sua forma banco, infatti, prima che si scoprisse meglio il suo funzionamento, a me parve un sottomarino o perlomeno un pesce gigantesco. In realtà, come ci viene mostrato in Pokémon Sole e Pokémon Luna, si tratta di moltissimi Wishiwashi in forma individuale uniti a formare un Pokémon molto più forte. Peccato che del suo funzionamento all'inizio nessuno avesse capito nulla e ovviamente la gente è partita a scannarsi per far valere la sua opinione. Se ci penso ancora mi viene da ridere. Mimikyu. Vi avevo detto che una storia simile a Shedinja sarebbe arrivata, vero? Questo però è dannatamente più confermato. Sotto il panno, che raffigura un Pikachu, nemmeno troppo bene peraltro, si nasconde infatti qualcosa di concreto, con un suo corpo, che come per la parte interna di Shedinja, terrorizza chi osa guardare al di sotto del suo costume.
Su questo Pokémon esistono svariatissime teorie e se volete sentirne alcune fatemelo sapere con un commento qui sotto. In ogni caso, una cosa è sicuramente certa. Mimikyu vorrebbe essere accettato da tutti e per fare ciò maschera la sua vera identità, che forse, visti gli effetti, sarebbe meglio non scoprire. Magyarna. Anche per questo Pokémon le speculazioni su di lui sono tantissime e si susseguono dal primo giorno in cui è stato annunciato. Spesso associato a DNC per la loro somiglianza, la parte esterna di questo Pokémon è un semplice guscio meccanico che tenta di proteggere ciò che si trova all'interno. Infatti Magyarna custodisce un oggetto artificiale, la Cuore Anima, che è in realtà l'unica cosa che si può considerare viva in questo Pokémon. Su questa Cuore Anima, tra l'altro, feci una teoria molto bella tempo fa, che trovate nella descrizione del video nel caso vi interessasse. Bene ragazzi, il video può dichiararsi concluso, mi raccomando scrivete nei commenti se secondo voi ci sono altri Pokémon che potrebbero, diciamo, essere inseriti in questo particolare video. Mi raccomando lasciate anche un bel mi piace e un'iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto e passate dai social che trovate in descrizione. Vi invito anche a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui feed e noi ci becchiamo in un prossimo video!